Del baratro, l'anticipo della 40esima giornata di B incorona la squadra di Pioli che passa l'Arena 3-1 centrando di fatto una grande salvezza. Pioli ritrova Passoni in Ingolana a centrocampo e sceglie il tridente pesante Moscardelli Graffiti Volpato in attacco. Nel Pisa Giordano preferisce Joba ad Alvarez sulla fascia e affianca Gasparetto a Joelson in avanti. Pronti via il Piacenza passa in vantaggio, gli emiliani battono velocemente un fallo laterale, Riccio duetta con Graffiti che serve sulla testa di Moscardelli, un assist perfetto. L'attaccante biancorosso brucia la distratta difesa nerazzurra e di testa firma l'1-0, festeggiando il suo 8° gol stagionale con un tributo ai motori, sua grande passione. Avvio di partita shock per il Pisa che trova comunque la forza di reagire. Gasparetto innesca Danna che si gira in un fazzoletto ma viene murato in angolo da Zammuto. Dal possibile pareggio nerazzurro al quasi raddoppio biancorosso il passo è breve. Solo la traversa dice di no al gran destro da fuori di un ispiratissimo Davide Moscardelli. Non c'è un attimo di pausa a merito di due squadre che se la giocano a viso aperto. Berindelli su punizione scalda i guanti a un Cassano che poi sarà chiamato a un super lavoro in rapida successione, perché nel giro di un minuto il Pisa crea tre grandi occasioni da gol. Riccio salva sulla linea il sinistro in acrobazia di Trevisan, poi Cassano si supera sul colpo di testa ravvicinato di Viviani. Il portiere emiliano è attento anche sul gran sinistro di Gasparetto assistito da Joelson, poi Calderoni è più reattivo di Braiati e salva ancora. Il forcing dei padroni di casa è continuo e alla fine sbocca nel meritato quanto spettacolare pareggio. È bello il cross di Birindelli dalla destra, lo è ancora di più il gesto tecnico di Gaël Genevieux che si coordina e con la girata volante batte un incolpevole Cassano. Il centrocampista belga che il prossimo anno giocherà nel Siena si conferma giocatore che fa la differenza. Giordano predica tranquillità ma i suoi si buttano ancora in avanti e per poco non trovano l'immediato raddoppio con il sinistro di Joelson. Le Piacenza non sta a guardare. Riccio scarica il sinistro e per poco non trova il gol, complice un Secas balbettante. Si va da una parte all'altra con disarmante facilità. Joelson, ancora lui, sfiora di testa e manda di poco fuori a Cassano quasi battuto. In casa biancorossa l'intesa tra Graffiti e Moscardelli è da applausi. L'ex modenese offre un altro assist al Mosca che cerca ma non trova l'Eurogol con il destro al volo. Il ritmo è pazzesco anche all'inizio del secondo tempo, con il Piacenza che sfiora subito il nuovo vantaggio con Graffiti che è lanciato nel corridoio dal solito Moscardelli, si fa ipnotizzare da Secas. Cassano dall'altra parte non si fa sorprendere dal destro a giro di Danna. Gli spazi si intasano, anche le Piacenza ci prova da fuori. Riccio in questo senso è una garanzia e per poco con il destro non trova il 2-1 emiliano. Quando il match sembra avviato verso l'1-1, Riccio al 77esimo pesca il jolly firmando il nuovo sorpasso piacentino. Gran palla dentro di Avogadric per il capitano biancorosso che stoppa di sinistro e con il destro in diagonale batte Secas. Quarto gol a stagione per Riccio, ma è soprattutto il gol che può valere la salvezza per l'11 di Pioli. Il Pisa accusa il colpo e si getta in avanti più che con convinzione, con confusione. Mengoni dice di no sulla linea al pallone messo in mezzo da Piccinni. La sfida dell'Arena diventa una montagna insormontabile per il Pisa quando Danna, in evidente difficoltà fisica, si fa espellere complice il fallaccio su Guzman. La resa definitiva arriva a 3 minuti dal 90esimo quando Marco Calderoni, innescato da Riccio, supera con il sinistro Secas e fa calare il sipario all'Arena. 3-1 Piacenza e prima gioia in B per il ventenne difensore biancorosso. Il gol di Calderoni scatena la contestazione dei tifosi nerazzurri, alcuni lasciano lo stadio prima del fischio finale. Adesso la paura fa 90 in casa pisana, mentre il Piacenza con i suoi 52 punti blinda la salvezza.